Oggi vi parlo della Kerakwik di Prandtl. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi voglio parlare di un prodotto, la Kerakwik della Prandtl. Questo non è un video in collaborazione, la Prandtl non sa neanche che io lo stia girando. Beh, forse poi dopo glielo mando e glielo faccio vedere. Ma intanto non lo sa perché io in casa ho molte di queste confezioni che comprai tanto tempo fa per un progetto che dovevo svolgere e me ne avanzarono molte confezioni. Adesso ho deciso di utilizzarle e ho deciso di farvi vedere come funzionano perché trovo che questo sia un prodotto veramente versatile e soprattutto molto buono. È una pasta per colatura che poi si solidifica negli stampi e può dare vita a 250.000 soggetti che voi desiderate. Cosa mi piace di questa polvere di ceramica? Beh, andiamo a vedere come si usa e poi ve lo dico. Oggi voglio parlarvi della Kerakwik della Prandtl, una polvere di ceramica ad asciugatura quasi istantanea, ottima per riprodurre i soggetti di qualsivoglia natura in stampi da colatura. Allora, è in pratica l'equivalente in polvere di ceramica del gesso per colatura, con una grana molto sottile e molto buona, vedrete. Allora, vi metto nel box informazioni il prezzo, ho qui in sovraimpressione perché adesso non lo ricordo, si presenta in confezione da 200 grammi contenuta in questa scatolina rossa in cui le indicazioni di preparazione sono messe sul retro. È una polvere molto semplice da fare con preparazione 1-3, quindi una parte di acqua e tre parti di Kerakwik. Come tempi ha tempo di lavorazione 10 minuti e tempo di asciugatura 30-40 minuti, cosa che ho potuto valutare come veritiera. Andiamo comunque a vedere come si presenta. Io ho già aperto il pacchettino, eccola qui. Si presenta in bustina ed in polvere bianca e andiamo a vedere soprattutto come si utilizza. Ho preso qui un soggettino tipicamente pasquale, è un portauovo a forma di paperella. Presto, se vi va, ditemi se volete vedere un video su come decorare i soggettini in gesso o in polvere di ceramica, così io ne colo un po', dopodiché noi li decoreremo insieme in maniera tutti differenti l'uno dall'altro per creare dei regalini per Pasqua. Fatemi sapere se la cosa vi interessa o se la trovate troppo banale. Io ho sempre paura che non mi interessino determinati argomenti, quindi vado subito a prendere come unità di misura il mio bicchiere di carta all'altezza quindi del bordo. Metterò tre di questi bicchieri e uno quindi di acqua. Con un cucchiaino o con una spatolina andrò a rimestare dopo che avrò inserito l'acqua. Quindi inseriamo l'acqua e facciamola assorbire dalla polvere. E il volume, come vedrete, si ridurrà, per questo ho messo tutto in questo bicchiere, perché mi basta e mi avanza. La polvere è atossica, quindi io sto usando un cucchiaino, che comunque, questo fa parte del mio corredo delle cose da fai da te, però anche usassi un cucchiaino di casa, dopo averlo pulito bene, non succederebbe assolutamente nulla, perché questa Kerakwik non comporta rischi fisiologici, quindi non ha nessun tipo di controindicazione per le persone. Vedete? Si forma questa pasta, in qualche secondo si forma questa pasta bella densa, liscia e omogenea, pronta per essere colata su tutti i soggetti che noi desideriamo. Verso, faccio andare su tutto, sto attenta a non sbordare. Ok, quindi la cosa essenziale da fare è battere fin quando tutte queste micro bollicine non saranno emerse, non devono rimanere sul fondo della nostra formina, sennò creerebbero degli antiestetici buchini. Ok, arrivati a questo punto non ci rimane che aspettare 30-40 minuti. Trascorso a malapena il tempo che doveva trascorrere, sono appena passati 30 minuti, solo che io devo uscire, quindi devo smettere di fare il video. Vediamo se la nostra Kerakwik ce la fa e riesce a far sformare le nostre formine. Come si fa? Allora, si torce un po' lo stampo da una parte,
si ritorce dall'altro, quindi si prega e si gira. È ancora caldo, sta facendo ancora reazione. Perfetto, perfetto, guardate che formina, scusate le mani tutte sporche, guardate che formina graziosissima da poter poi decorare con gli acrilici, gli smalti, come preferite. Lasciatemi detto se volete che facciamo un video in cui farvi vedere come decorare questo genere di formine. E adesso vediamo il porta uovo se ce la fa anche a sformare, malgrado il tempo non sia stato lasciato in posa per a lungo. Vediamo. Oh, guardate, va da solo, perfetto, perfetto, guardate, è ancora umidina, ma ve la faccio vedere da vicino, perfetta, guardate che carina. Questa idea di decorarla in maniera provenzale, se vi va di vedere, mi raccomando, lasciatemi scritto, sì, Ombretta, fai il video dove decori i soggettini in pasta di ceramica, in polvere di ceramica, e io provvederò al più presto. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere come funziona questa Keraquick, che dire, ottima, il risultato lo vedete, liscissimo e bianco, è un bellissimo risultato visivo, ancora è bagnata, quindi ha ancora una colorazione un po' grigiastra, vedete la guanciotta della paperella è un po' bagnata, insomma, sono stata monella, le ho sformate troppo presto, però vi faccio vedere che anche non aspettando i 40 minuti canonici non perdono la forma, non si splattano sul piano, e quindi potete essere certi che seguendo le quantità giuste i soggetti vengano precisi in ogni loro forma e davvero davvero graziosi. Mi piace questo prodotto? Sì, perché è pratico, funzionale, atossico, è un prodotto molto semplice da usare, non fa bolle, guardate, basta sbatterli, non c'è neanche una bollicina. Bene, spero che questa recensione vi abbia interessato, come vedete ancora i soggettini sudano, lasciano il piano bagnato, ma questo appunto è colpa mia, dovrebbero stare ancora un pochino in forma, però insomma quello che volevo dimostrarvi ve l'ho dimostrato, che è un ottimo prodotto. Vi lascio qua sotto il link del sito della Prandtl, non si sa mai, lì possiate trovare gli indirizzi dei rivenditori. Ragazzi, se volete il video sulle decorazioni dei soggettini lasciatemelo scritto, se questo video vi è piaciuto, e ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao! È veramente semplice fare dei soggetti bellissimi e precisissimi con questa polvere di ceramica. Perché ve la consiglio? Per tanti motivi. I motivi tecnici sono perché è bianchissima, perché è liscissima, perché entra in tutte le forme, in tutti gli interstizi degli stampi, perché non mi è mai capitato che la prima parte si sgretolasse e rimanesse aderita allo stampo, ma il soggetto è sempre venuto su insieme all'oggetto, insomma, cosa che non tutte le polveri di ceramica fanno, perché il materiale è molto elastico, è veramente veramente fine come risultato, sottile, delicato, elegante, quindi potete fare anche lavori di un certo livello, non soltanto soggettini così bambineschi. In più mi piace perché non comporta alcun rischio fisiologico, quindi non è velenoso e potete usarlo con i bambini, è facilissimo da usare come avete visto, è anche velocissimo nell'asciugatura, ci sta meno di quello che dice la confezione, e poi un motivo per cui mi piace è perché può essere anche diluito maggiormente rispetto a quello che c'è scritto in confezione. Qua raccomandano un 3:1, ma io l'ho usato per fare con voi il video, quello sui su come fare gli stampini homemade, diciamo, ve lo linko tra le schede informative, l'ho usato in soluzione 2:1 e le cosine sono venute perfette lo stesso. Cosa significa? Che se ne può sprecare molto meno, e soprattutto che gli oggetti vengono ancora più leggeri e più delicati. Quindi è una polvere di ceramica che ha delle prestazioni veramente veramente buone. Dove poterla trovare? In molte cartolerie e in molti negozi di belle arti. Vi metto qua sotto il sito della Prandtl, non si sa mai, ci possa essere la lista dei rivenditori, questo non lo so perché non avendo appunto preso accordi con l'azienda non so dirvi molto dell'azienda stessa. Bene, 200 grammi, il prezzo ve lo cerco su internet e ve lo metto qua sotto.
Questa è una polvere adattissima per i soggettini pasquali, come avete visto, quindi se volete decorare insieme a me soggettini pasquali scrivetemelo sotto a questo video, e soprattutto se volete vedere altre paste di questo tipo per colatura, io mi pare che in casa abbia anche quella color terracotta, la polvere di terracotta, ditemelo che le utilizziamo insieme se può interessarvi. Intanto vediamo come va questo video e poi decidiamo insieme, lasciatemelo sempre scritto qua sotto. Io vi aspetto sempre anche su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando e per favore condividilo sulla tua pagina Facebook e dammi un bel pollice in su e grazie sempre per farlo, e io vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!